le assicuro che tra la gente sdraiata per terra qui, quella sotto casa, gli ubriachi, fumati proprio, vomito e di tutto non se ne può più. Io non dormo, vado avanti ad ansiolitici perché passo 4 notti in bianco la settimana. Urla, schiamazzi fino alle 5 del mattino, ragazzini ubriachi e tanto degrado. Così ogni fine settimana la mala movida trasforma la centralissima piazza della Badia ad Arezzo, lasciando dietro di sé un tappeto di rifiuti. Si riversano nelle nostre strade, via del Saracino, via Saffi, via Pecori, via Cavour, tratto, ubriachi. Questa via del Saracino, come le altre, è diventata una latrina a cielo aperto. Ci affacciamo per dire qualcosa, Dio mi guardi, quello che ci dicono e quello che non fanno. Fanno a turni a fare la pipì, fanno non solo pipì, altre cose. Urla e schiamazzi fino alle 4 del mattino. Io ho dei ospiti che dormono soprattutto nel weekend e le devo chiedere, oltre la colazione, anche la tariffa per dormire. Lei mi dica con che coraggio io ho di chiedere la tariffa quando loro hanno fatto la notte in bianco e hanno chiamato loro stessi i carabinieri. I residenti della zona, circa una sessantina, ai quali si aggiungono la congregazione delle piccole ancelle del Sacro Cuore ed alcuni bed and breakfast, adesso hanno nuovamente chiesto di essere ricevuti da prefetto, sindaco e questore ed hanno presentato anche un esposto alla procura. Ma noi vogliamo chiedere anzitutto maggiore controllo di polizia. Chiediamo che ci sia un controllo sui ragazzi, perché la maggioranza sono minorenni, bevono alcolici. Chi li controlla? Nessuno. I locali a una certa ora dovrebbero chiudere perché tutti abbiamo diritto di riposare e di dormire. Chiediamo la pace, chiediamo la pulizia, l'ordine e che ci sia silenzio alla notte per dormire. Ma come? Arezzo è una città di turismo e che è diventata? No, non è più quella che era Arezzo.